Eccoci qua, benvenuti a questo appuntamento webinar dedicato, abbiamo intitolato appunto questo appuntamento, al nuovo modo di essere e di fare tour operating, giusto? Giusto. Allora, io mi presento, sono Marco Temporali, come avete visto nella slide di presentazione, mi occupo in casa SIAP di commerciale e marketing. Qui con me, per l'occasione, ho Dario da Milano. Ciao a tutti, Dario da Milano è un collaboratore, un nostro tecnico addetto alla formazione e all'assistenza. all'assistenza. Allora, innanzitutto un benvenuto a tutti coloro che partecipano a questo appuntamento webinar. E sono anche molto contento perché vedo che sono molto numerosi, quindi evidentemente l'argomento interessa. Svolgimento di questo appuntamento. Allora, ci sarà una presentazione con un paio di slide senza annoiarvi troppo, ma era giusto mi sembrava giusto introdurre con delle slide l'argomento in maniera tale che poi è più chiaro che cosa andremo a vedere, anzi Dario poi vi farà vedere praticamente alcuni esempi all'interno appunto dei nostri programmi che sono VIP e Globo. Allora, c'è uno spazio anche riservato alle domande. Sapete, per chi ha già partecipato a altri webinar oltre a questo, che c'è la possibilità di scrivere proprio fisicamente delle domande e questo spazio lo riserveremo sul Alla fine. finale. Quindi tutto ciò che vi passa per la mente mentre vedete questa presentazione, scrivetelo e noi saremo ben contenti di darvi tutte le risposte. Allora, io incomincerei subito con le slide e incomincerei con la presentazione. Allora, potete chiaramente restringere il modo, il monitor, il video dove noi siamo inquadrati per lasciare spazio alle slide. Allora, alcuni dei partecipanti ho visto che sono già nostri clienti e la cosa mi fa piacere, alcuni no, ovviamente, per cui mi sembra giusto per chi non ci conosce fare una breve presentazione di chi è SIAP, partendo da questa slide che indica quando siamo nati. Quindi noi nasciamo nel 1983, quindi 1983 nasce SIAP ed è una software house che si occupa prevalentemente, anzi direi quasi esclusivamente, della progettazione, realizzazione e installazione di software per il mondo della distribuzione turistica e dell'organizzazione turistica, detta in due parole, agenzie di viaggi e tour operator in tutte le sue varie divagazioni. Nel 1983 nascono i primi due software per il mondo della distribuzione e dell'organizzazione, che sono Atlante per le agenzie di viaggio e Tropico per i tour operator. Nel 2000, quindi sono dopo un bel po' di anni, abbiamo sentito l'esigenza di ristabilire e rigraficare, quindi reingegnerizzare tutte le procedure, soprattutto perché incominciava a affacciarsi il mondo del web e nascono chiaramente Atlante Plus, che è una procedura totalmente grafica, quindi con i nuovi dettami, responsive perché gira anche su tablet, volendo la parte operativa, e abbiamo incominciato il primo approccio con l'e-commerce. Abbiamo iniziato con Web Business, che è un prodotto riservato alle agenzie di viaggio che fanno business travel. Quindi sono dei self-booking tool, web catalog e web booking. E poi vabbè, ci siamo spostati nella sede da dove in questo momento stiamo trasmettendo, nella Campagna Cuneese. Dico Campagna Cuneese perché io, essendo di Milano e lavoro qua, per me è campanissima, giusto? Giusto. Ok. Allora, nel 2009 invece nascono i nuovi prodotti Dynamic Packaging, VIP e Globo, che sono poi l'oggetto della puntata. Dynamic Packaging penso che ormai sappiamo tutti che cos'è, è un po' sulla bocca di tutti, è la possibilità di costruire dinamicamente dei pacchetti attingendo dei fornitori web. E VIP e Globo appunto sono l'oggetto della puntata, che sono i nostri programmi per il tour organizer e il tour operating. Metodica invece sono tutti i nostri servizi di consulenza, assistenza e quanto ne mettiamo, ma perché sotto questo aspetto abbiamo un'organizzazione abbastanza strutturata e ci teniamo a dirlo, siamo conosciuti per la qualità dell'assistenza che noi eroghiamo. Ultima nota su chi è SIAP, dovete sapere che ancora prima che si parlasse di cloud computing, SIAP ha cominciato a erogare i propri software via ASP, via internet. Quindi per facilitare quello che era la distribuzione, ma soprattutto per migliorare la qualità del software e migliorare il servizio di assistenza, abbiamo deciso di far sì che i nostri clienti si possono collegare ai nostri server e usufruire di un servizio all inclusive, quindi usano i nostri server, utilizzano il programma, pagano
usufruiscono di una manutenzione sempre in tempo reale, aggiornamenti costanti e continui e salvataggio e backup che ai tempi era fatto da 1 su 3, per intenderci, vengono centralizzati. Quindi, in due parole, più sicurezza dei vostri dati. Una schermata veloce giusto per dare un esempio di chi siamo. Abbiamo 2 sedi, qui a Cuneo e a Roma. La suite dei nostri software è 19 applicazioni per il mondo del turismo. Gestiamo ad oggi una ventina di network. Siamo in SIAP oltre 50 persone. 150 tour operator di piccole e medie dimensioni vengono gestiti da noi per un totale di 3.000 installazioni su tutto il territorio nazionale. Gli altri 2 numeri sono semplicemente per darvi un'idea di quanto e come lavoriamo. Abbiamo pensato di farvi partecipi sapendo che noi siamo intorno alle 50.000 consulenze all'anno su tutto il territorio nazionale. Allora, entriamo nel vivo della procedura, quindi il titolo, nuovo modo di fare tour operating, vero Dario? Sì. Tu che poi sei uno di quelli che va e installa e spiega questi prodotti. In prima linea, esatto, te ne sei accorto in questi anni. Quindi che cos'è cambiato? Per introdurvi io ragiono, in questo modo vi voglio portare in questa direzione. Ieri il tour operating, chiaramente il tour operator, lavorava su un modello di business che possiamo definire consolidato. Cosa vuol dire? Che organizzava il proprio prodotto turistico su delle basi certe. Quali erano queste basi certe? Quindi certezza delle destinazioni, e la unisco la seconda riga, certezza delle distribuzioni, situazione geopolitica stabile, quindi c'era una sorta di sicurezza nel creare un certo tipo di turismo, sicurezza nello stipulare contratti con i fornitori, quindi si poteva fare benissimo del vuoto per pieno, si era sicuri che la stagione in qualche maniera veniva venduta, di conseguenza si organizzavano i charter, e l'assenza di internet praticamente rendeva il lavoro molto 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 interno, quindi i media e i sistemi di comunicazione erano veramente limitati. Quindi i tour operator dell'epoca che cosa chiedevano alle software house? Chiedevano di progettare un software per gestire quel tipo di business, quel modello di business. Il risultato era un po' sotto gli occhi di tutti, era chiaramente un software gestionale molto standard, molto inquadrato e di conseguenza, io qua ho scritto, erano molto rigidi e poco adattabili. Un modello di business che vincolava tutti i tour operator a quel tipo di gestione. Oggi cosa assiste SIAP? Ma penso anche voi, anche i tour operator che sono collegati, che quel modello di business ormai non è quasi più utilizzato, fatto salvo qualche grosso tour operator, fatto salvo i villaggisti, sempre meno tour operator generalisti, e quindi noi lo sappiamo perché avendone tanti, quindi andiamo a gestire questo tipo di attività. Quindi oggi succede questo. Pertanto che cosa viene chiesto oggi da un gestionale, cioè i tour operator, che cosa chiedono a una software house da un programma gestionale? Allora, innanzitutto flessibilità ed elasticità delle procedure, proprio per venire incontro a ciò che sta succedendo, alle esigenze, quindi sempre meno stabilità del territorio, sempre più tailor made, sempre più lavorare su un foglio bianco per poter soddisfare le richieste dei clienti. Altro elemento importante, la gestione strutturata e veloce dei preventivi, ci viene chiesto questo, quindi la capacità di essere reattivi nel emettere un preventivo. L'agenzia di viaggio, il tour operator che lavora nel B2B o nel B2C o l'agenzia di viaggio che lavora sul B2C con prodotti propri, ci chiede la necessità di realizzare un preventivo veloce. Ma anche per chi comunque ad oggi lavora ancora, diciamo così, in un metodo semi-tradizionale, ha la necessità nella programmazione anche di pacchetti catalogo e stagionali di essere flessibili, quindi partire da un catalogo, ma essere in grado poi di sviluppare il prodotto per quel cliente, poterlo lavorare, tu lo sai perché lo vedi tutti i giorni, cioè ti chiedono, ok, questo è il mio catalogo, è un riferimento, però poi alla fine il cliente mi chiede anche altro, addirittura di associare 2 località completamente diverse in un'estensione di 15 giorni, esatto. Modificando voli, inserendo hotel, cambiando transfer. Quindi questo è anche nella programmazione strutturata, abbiamo fatto questo. E poi ultimo, ma non ultimo in senso di importanza, è la connessione con banche dati e disponibilità di fornitori web. Mi riferisco ai portali di prenotazione di servizi turistici come hotel, voli, servizi, transfer. Quindi ci viene anche chiesto questo, quindi non più attingere prezzi, disponibilità da un Excel o da
un precaricamento di un listino, ma direttamente accedere nelle banche dati dei fornitori. Questo ci viene chiesto oggi. Quindi entriamo nello specifico delle funzioni. Quindi abbiamo detto gestione dei viaggi richieste su misura e tailor made. Questo è imperante. Ormai tutti i nostri clienti, ma anche i clienti prospect, quindi con cui approcciamo, l'inizio della trattativa è: noi facciamo viaggi su misura, punto. Gestione gruppi chiusi a formazione. Ecco, qua ci siamo strutturati in maniera molto pesante, perché ci viene chiesto questo. Organizzazione tour e circuiti, altro argomento importante. Viaggi in bus è forse un nuovo settore che sta nascendo anche in casa SIAP. Anche se storicamente avevamo dei tour operator, abbiamo dei tour operator che operano in questo modo, ma nel frattempo se ne sono aggiunti altri. Creazione di documenti multimediali, è sempre più richiesto una qualità nell'emissione dei documenti, quindi non ci si accontenta più del classico preventivo meccanografico, ma il preventivo deve parlare, deve poter documentare il viaggio, quindi è un preventivo elaborato con testi, immagini e simbologie, quindi deve essere legato in questo modo, quindi parliamo di foglio notizie, non solo di preventivi, programmi di viaggio e tutto quello che è documentazione multimediale. E-commerce web integrata, l'abbiamo detto prima, quindi la possibilità di collegarsi con vari fornitori del mondo web e non ultimo, anche se in questo caso è ultimo, CRM Direct Marketing. Anche questo è più richiesto, quindi la capacità di gestire il proprio parco clienti e i propri nominativi prospect e poter sviluppare campagne di marketing estrapolando nominativi da anagrafiche basandoci sulle abitudini dei miei clienti. La risposta di SIAP. La risposta di SIAP è VIP e Globo, quindi due piattaforme innovative che abbiamo realizzato, che hanno due tagli però diversi, differenti. Allora, incominciamo con VIP. VIP è l'applicazione Tour Organizer appositamente fatta per le agenzie di viaggio e i piccoli operatori. Si parla molto di disintermediazione, quindi la necessità ormai dell'agente di viaggio per aumentare la propria marginalità di creare viaggi su misura per i propri clienti, attingendo a banche dati fornitori esterni, ok? E chiaramente a tutti gli effetti diventa un piccolo tour operator. Non era possibile consegnare nelle mani di questa tipologia di clienti un gestionale pesante per tour operator, perché il 60% di quello che contiene non viene utilizzato e soprattutto questo 60% che non viene utilizzato è di impedimento nel lavoro, quindi era necessario fare un'applicazione snella ma che al tempo stesso permettesse di gestire tutte quelle peculiarità di un viaggio organizzato in proprio. E di che cosa stiamo parlando di VIP? Quindi le aree gestite VIP per le agenzie di viaggio e piccolo tour operator sono chiaramente la gestione dei viaggi individuali, quindi costruzione di viaggi individuali, preventivi B2C, quindi l'agenzia di viaggio lavora prevalentemente con il pubblico, quindi una grafica leggibile e accattivante per il pubblico, viaggi su misura è quello che chiedono i clienti in un'agenzia, organizzazione gruppi, questo perché sempre più agenzie di viaggio di medie dimensioni si dedicano a questa attività e quindi dobbiamo dare loro la possibilità di gestirlo in maniera estremamente semplice, documenti multimediali, non ci ritorno, l'ho spiegato prima, viaggi di nozze, un altro tema importante, quindi abbiamo creato delle procedure ad hoc per costruire viaggi di nozze, c'è anche una visione web di questo, ok? CRM Direct Marketing, l'ho spiegato prima e non ci ritorno. Globo invece è il prodotto che poi con Dario vi darà un flash di questi prodotti, di questi due applicativi, è dedicato essenzialmente al tour operator, sia B2B che B2C. Che cosa differenzia? Soprattutto nella struttura. Chiaramente in un'agenzia di viaggio abbiamo un'organizzazione, mediamente chi vende è colui che costruisce il viaggio. In un tour operator gestito ci sono due aree differenti, c'è chi costruisce, c'è un booking e quindi il software, pur trattando in alcune parti gli stessi argomenti, è distribuito in maniera diversa, è organizzato in maniera differente. Stiamo parlando di individuali anche in questo caso, di pacchetti stagionali e di viaggi tailor made, viaggi a catalogo, chiaramente il classico, anche in questo caso gestione dei gruppi, viaggi in bus è importante, abbiamo come detto prima ormai di molte esperienze nel nostro parco clienti, gestione della preventivazione anche qui B2B e B2C, non è la stessa cosa perché ci sono documenti diversi e devono parlare in maniera completamente diversa,
Gestione dei listini e contratti fornitori. Può sembrare un classico, ma in realtà dei fatti è un classico, è vero, ma è stato visto in maniera completamente diversa. Voli. La gestione dei voli è cambiata, non più gestione semplicemente del charter, ma occupazione. Quindi spazi, sedile, volo, ok? Volato di linea, trasposizione automatica sui preventivi di situazioni come pianare in automatico, cattura delle prenotazioni, operativi voli, quindi una gestione estremamente flessibile della gestione voli. Booking online e dynamic packaging, sempre più clienti si approcciano al mondo dell'online e lo vogliono fare in maniera diversa, siamo alla versione 2 se vogliamo, quindi il booking online ormai è un qualcosa di estremamente strutturato che porta il cliente a definire anche un preventivo e una traccia, non semplicemente la semplice prenotazione. CRM Direct Marketing e qui anche i documenti multimediali. Io adesso lascerei la parola, ho promesso che sarei stato breve ma era necessario fare questa introduzione, lascio la parola al mio collega Dario che vi farà vedere in diretta così com'è strutturato il programma. Da dove vogliamo cominciare, Dario? Allora, io mi riallaccio a quello che stavi dicendo tu, mi collego sulla nostra area di demo e andrei a riprendere il discorso che facevi sull'elasticità, ok? Certo. Quindi Vipe Globo permette di avere un'elasticità nel caricamento pur non andando ad escludere la possibilità... Scusateci, siamo influenzati tutti e due. Siamo tutti e due malati. Bene, siamo a posto, sì. Bella figura che stai facendo. Sono venuto qua apposta per infettarti. Bravo, grazie. Dicevo, non escludendo la possibilità di andare a utilizzare un listino, quindi io adesso parto da Globo, poi faremo una panoramica di VIP e una di Globo. Quindi, come dicevi tu Marco, non abbiamo escluso la possibilità di gestire listini, ma l'abbiamo fatto con una gestione nuova. Cioè per listini intendi ancora il rapporto contrattuale col fornitore, l'allotment, quindi l'allotment, quindi comunque è contenuto all'interno della procedura, esatto. Ma non è vincolante, se non no, mi sbaglio. Non è vincolante, quindi permette, come dicevi tu, di partire da un foglio bianco. Quindi io posso comunque, adesso mi ero preparato un listino di un hotel, andare a caricare un listino con le disponibilità, con le varie tariffe. Questo l'abbiamo fatto con un nuovo metodo che è il caricamento. Ah, si è proprio messo bene. Sono messo benissimo. Il caricamento tramite il copia e incolla ad Excel, quindi io se ricevo un listino in Excel posso fare copia e incolla. Questo senza... da qualsiasi fornitore? Da qualsiasi che sia fornitore. Hotel, che io adesso transfer. Sono entrato in un hotel, ma poteva essere un listino di un transfer, di un noleggio, di un qualunque servizio. Ottimo. E posso fare copia e incolla, ok? Partiamo allora da VIP, come dicevi tu, quindi... Taglio agenziale, diciamo così. Esattamente. Come dicevi tu, io posso partire da un foglio bianco. Io ora, per questioni di tempo, parto da un qualcosa che avevo già precaricato, ok? Quindi vado a riprendermi, ad esempio, un gruppo che avevo fatto su Venezia. Quindi sono entrato nella maschera di ricerca di tutti i miei gruppi, di tutti i miei viaggi. Vado a prendermi un viaggio che avevo fatto per il Carnevale di Venezia a novembre, perché quest'anno il Carnevale... cada novembre. Ok, quindi si tratta di un piccolo gruppo che hai fatto, no? Esattamente, quindi ho gestito una parte di... caramella. Sì, sei una caramella del salire. Solo questo non parla più. Quindi ho gestito una parte di testata dove ho indicato la descrizione del viaggio, il Carnevale di Venezia e le varie città che vanno a toccare. Vi ho dato le date di inizio e di fine e ho gestito poi la composizione del gruppo, ok? Quindi sono andato a indicare i paganti, in questo caso era un gruppo molto semplice, dove ho indicato il numero dei paganti e ho indicato che c'era un autista, ok? Ma come vedete io posso avere una gestione multipla, quindi posso andare a indicare eventuali minimi per la quale mi parte il gruppo, eventuali gratuità che vengono riconosciute al nostro cliente, autisti accompagnatori ed eventuali altre persone. Ecco, ti faccio una domanda, Dario, intanto bevi l'acqua così ti rilasci un attimo le corde vocali. La gestione dei minimi può essere una base per fare delle simulazioni quando si lavora in un gruppo? Sì, per fare la gestione dei gruppi io posso andare, grazie mille, prendila anche tu. Sì, così non mi Quindi, infetti.
metto la posso andare a protezione. fare più simulazioni, quindi fare una simulazione su base, in questo caso era 24 paganti e un accompagnatore, quindi il programma andrà automaticamente a calcolare costi per 25 persone ripartite su 24, ok? Così come magari per 30 con due gratuità posso fare più simulazioni. Ecco. Oltre alle simulazioni sui partecipanti posso andare a fare simulazioni sulla tipologia di viaggio, quindi supponiamo che mi chiedano un viaggio in pullman, un viaggio in aereo e un viaggio in treno, Sì. posso fare questo lavoro di simulazione. Perfetto. Allora, vorrei che magari spiegassi un po' questa videata, perché così ci rendiamo conto. Io vedo che ci sono delle quote a sinistra, ok? Poi vedo un'estensione delle quote con i vari prezzi, sia di Sì. acquisto che di I vendita. Ecco, costi, il ma la netto domanda e i è prezzi. questa: come hai fatto a costruire una quota, ad esempio, prendendo questa quota Allora, individuale in camera già in doppia? questa quota individuale in camera doppia io vedo che posso offrire al mio cliente il servizio, il soggiorno in hotel, ok? Una ho calcolato poi all'interno della quota di partecipazione la singola dell'accompagnatore e due trasferimenti. Ok, entriamo dentro a vedere come hai costruito. Perfetto, io vedo che c'è un costo totale della mia quota in alto in Esattamente, verde e sì. poi immagino che quelle quattro righe si faccia riferimento al costing dei vari E il fornitori. costo Esatto, d'acquisto, quindi ho un costo esattamente. d'acquisto sulla mia destra di 115 euro per 115 euro, l'hotel. poi ho lavorato su il mio costo e il mio prezzo, Sì. ma in questo caso abbiamo, se ci clicchiamo, giusto? Perché Sì. la lezione l'ho imparata anch'io, anche se sono del commerciale Bravissimo. Se ormai. clicco sul mio servizio, mi viene aperto il costing del servizio hotel. Ok, in questo Quindi. caso abbiamo cercato, ti aiuto un po' visto che sei deficitario con la Aiuto, ne sono voce, grato. figurati, poi mi paghi da bere Sì. davvero. In questo caso abbiamo cercato di, in collaborazione con i nostri clienti, di simulare quelli che erano i fogli di Excel di calcolo, no? Perché qui noi non soltanto inseriamo il costo fornitore, ma possiamo raggiungere il prezzo di vendita calcolando il costing e per costing intendo anche le simulazioni, perché io al variare di un dato posso chiaramente agire in forma di preventivazione e di contributo in senso proprio visivo per dire se lo markup del 10, se lo markup del 20, che cosa mi succede. Esattamente, Quindi lo faccio in tempo posso proprio reale. giocare con la costruzione del servizio. Ok. Quindi sulla parte qua sulla sinistra abbiamo la parte dedicata al fornitore che può essere caricato in fase di costruzione, ma può anche essere caricato successivamente, addirittura alla conferma, perché come dicevi prima, io magari ho necessità di essere un pochettino più elastico, flessibile e non so ancora chi sarà il mio fornitore, quindi Esatto, posso mi agganciarmi un riallaccio al secondo discorso dei cliente. listini per tornare nella tradizione. La flessibilità in questo caso è legata al fornitore, perché io pur non conoscendo il fornitore in questo momento, Posso posso emettere. emetterlo. Se lo conosco, lo posso richiamare, giustamente, ma se precedentemente l'ho inserito come contratto, non soltanto richiamo il fornitore, ma vado a richiamare anche i costi che il fornitore mi Esatto. riconosce ed eventualmente richiamo anche un contingente, quindi un allotment. Un Quindi la allotment. tradizione viene comunque rispettata, ma non è vincolante ai fini della costruzione del mio Del gruppo. prodotto. Quindi se Esatto. ho i miei contratti li inserisco, se non li ho non li inserisco, ma posso lavorare in tempo reale, corretto? Corretto. Sulla parte di destra invece ho poi la gestione vera e propria del costing, quindi sono andato a dirgli ad esempio che questo importo da 115 euro è a persona a notte, il programma automaticamente va a moltiplicare per i passeggeri e per il numero di notti. Se avessi ricevuto un costo strutturato in modo diverso, ad esempio un transfer, potevo dirgli a servizio, ok? Lo Quindi vediamo qua lo sotto, si apre il vediamo qua transfer. sotto, in questo caso era anche un transfer a persona, ma posso Nulla mi andare vieta di di variare. modificarlo esattamente, andarlo a mettere a servizio o a totale. Quindi una volta inseriti tutti i servizi ed i costi di acquisto, il programma mi fa un totale dei costi. Esatto, ma nulla mi vieta di poter aggiungere un altro servizio, no? Assolutamente, io adesso qua avevo questi servizi, posso continuare ad aggiungere tutti i servizi che vengono offerti al mio cliente. Perfetto. Una volta caricati tutti i servizi e i costi di acquisto, il programma mi fa un totale e mi dà la possibilità di calcolare il prezzo di vendita. Ho tre possibilità per calcolare il prezzo di vendita, anche qua per renderlo abbastanza agevole per chi fa la quota. Posso andare a indicare una percentuale di margine o di markup e il programma mi dà il Quindi il prezzo. cliente può scegliere la formula o del markup o del margine, Esattamente. sapendo comunque, immagino che tutti sanno che c'è una differenza, non lo vuole neanche dire sta cosa, Certo. ok? Ok.
Quindi impostata la percentuale, lui mi determina il prezzo di vendita, oppure posso determinare io il prezzo di vendita, so che devo vendere a 8,90, il programma va a dedurre la percentuale di markup. Oppure una terza via, che è andare a impostare il prezzo, il markup sul singolo servizio. Quindi voglio markuppare l'hotel del 5%, i voli E puoi calcolare una dell'8%, media. e poi il programma fa una media e mi estrae un prezzo totale. Ottimo, Ok? perfetto. Quindi una volta io adesso qua avevo caricato una quota individuale, una guida, un'assicurazione, quindi le tipologie di servizi che possono essere offerte ai clienti sono infinite, sono tutte quelle Certo. che siete abituati a dare ai vostri clienti. Posso ancora andare all'interno dei dati aggiuntivi, ok? C'è questa voce, la quota comprende e non comprende, che mi permette di caricare tutto Ah, quello che la ok. quota comprende E e non questo poi verrà comprende, stampato sui documenti di sul preventivo di viaggio, viaggio, sull'estratto conto, no? esatto. Perfetto. Quindi questa era ad esempio la costruzione di un Ecco, ti faccio una gruppo. domanda. Dimmi. Questo gruppo preventivo prodotto che hai costruito Sì. è storicizzabile, quindi si può salvare e riutilizzare anche in un secondo momento Sì. qualora abbia una richiesta del tutto Tutto simile? quello che viene fatto viene salvato all'interno del gestionale. Qualora avessi anche fatto quelle simulazioni di cui parlavamo prima, il cliente poi ne sceglierà una sola. E se io andassi in duplicazione, il programma si ricorda che avevo fatto più simulazioni e mi chiede quali simulazioni voglio riprendere. Ok, ti faccio un'altra domanda io. Allora, già in questa fase, qualora il prodotto venisse quindi confermato dal cliente, perché poi metterò un preventivo, cioè io a livello di pratica contabilmente devo impostare in quel momento tutti i miei dati contabili o già posso darli in origine in maniera tale che quando vado a vendere so che devo fare una 74 ter, ad Quando esempio? viene creato il gruppo, piuttosto che il prodotto, come dicevi prima, io ho già determinato che la tipologia di vendita è una 74 ter piuttosto che una compravendita, che il contesto geografico è CEE, fuori CEE o Certo, eventualmente quindi MIT. diciamo che la Quindi chi fa competenza IVA è già è risolta, nella no? costruzione del viaggio, chi Una fa la ancora pratica una non deve più domanda così ti preoccuparsi. aiuto, così non devi andare a parlare troppo. A livello statistico invece io ho una redemption sui preventivi emessi, quanti lavorati, quanti Sì. confermati e quant'altro? Abbiamo proprio fatto un monitor che serve per monitorare appunto tutti i preventivi in fase di lavorazioni, in fase di lavorazione già partiti, che devono ancora partire, con ovviamente tutte le statistiche sui tempi Perfetto. di evasione, Ok, eccetera. benissimo, benissimo. Quindi qua adesso abbiamo visto un gruppo con lo stesso meccanismo, perché il cuore del programma è quello, la costruzione delle quote. Io qua ho gestito un gruppo, ma potevo gestire Un un viaggio individuale. su misura, un Ce l'hai? individuale, un tailor-made. Qualcosa l'avevo caricato, quindi andiamo a prenderci, era qualcosa sul Perù, mi pare. Eccolo qua. Perfetto. Quindi vediamo che la struttura è simile, ok? L'unica cosa che cambia è la gestione dei passeggeri, quindi ho indicato che sono solo due persone, ok? E la costruzione delle quote in questo caso era differente da quella che abbiamo fatto prima, Certo. sempre per permettere all'utente di costruire il preventivo come gli Cioè in pare. questo caso tu hai fatto una quota, ogni quota con la Ogni sua quota, quotazione, scusa, esattamente. mentre prima mi ha visto una quota unica Prima ho con tanti fatto una quota di prezzi. partecipazione dove aveva assemblato l'hotel, il transfer, la guida, eccetera. Qua a Ok. ogni servizio ho dato la sua valorizzazione, quindi sono due metodi di caricamento differenti. Però è possibile gestire quindi anche una richiesta di Sì, individuali. Ok. assolutamente sì. Se questo prodotto venisse confermato, qualcosa succede? Molto semplice, vado a creare la pratica. Ok. Ok, quindi c'è un pulsante che si trova qua. Io direttamente di qua posso andare a creare una nuova pratica e mi fa la vendita di questo prodotto. Se fosse invece, come dicevi, il booking più strutturato, cioè qualcuno crea il prodotto e qualcuno fa la vendita, ok? Saresti partito da un Posso punto diverso, immagino. accedere dal programma vero e proprio di Di booking, che booking. se vogliamo possiamo andare a vederlo. Certo che andiamo. Quindi vado all'interno di pratiche, gestione, vado a mettere una nuova pratica da VIP. Qua quindi posso cercarmi tutta la mia gamma di prodotti, ok? Quindi posso cercare ad esempio che cosa parte settimana prossima, quindi gli mettiamo le date, l'ente di ricerca e il Quindi programma diciamo ci che se il dà. prodotto lo conosco lo richiamo esattamente per nome. Se non lo Esattamente. conosco, voglio vedere un range, a questo punto mi fa vedere in quella data che cosa ho in piedi. E già senza entrare nel prodotto, però qui posso vedere qualche cosa se non mi Quindi sbaglio, esattamente, quindi ho un villaggio, un gruppo che va in Cina o Terre del Nord e già di qua una serie di informazioni. no? Ok, quindi ho ad esempio le varie partenze, qualora il tour avesse
più partenze e posso già avere una situazione del Quindi, venduto. parlando di agenzie di viaggio, non Sì, voglio interromperti sempre, vai ma il tranquillo. classico mercatini di Natale organizzato dall'agenzia, che non è una stagionalità, ha quattro partenze, quindi già da qui noi possiamo avere uno screening delle Delle date, date della situazione della del situazione del venduto. venduto e posso al mio cliente che ho davanti a me, Sì. Benissimo. mi chiede, ok, siamo in due, vogliamo partecipare. Quindi già da qui io posso accedere a fare una pratica Sì. velocemente. Selezionando la data, poi mi viene già data un'anteprima Dei dei prezzi. servizi e dei prezzi. Qua ho la situazione dei partecipanti, quindi 16 disponibili, 2 venduti, disponibili 14, e ho poi la situazione degi allotment, se ho Se ci gestito fossero degli allotment, allotment, quindi qui torniamo esattamente. nel classico, diciamo. Esattamente. Ok. Quindi proviamo a vedere di creare a questo punto una pratica veloce. Sì, quindi vado in creazione di una nuova pratica. Il programma ci chiederà quindi da dove voglio partire. Posso avere in questo caso Ho avevo una sola più, partenza, ma in questo caso tu ne hai fatte esattamente, di più. avevo più Cioè, hai aeroporti di voluto complicare partenza, la questione in maniera ovviamente. esponenziale. Quindi seleziono poi anche qua la tipologia di camera. Posso già indicare i nomi dei passeggeri se so chi sono. Confermo e il programma mi va a determinare le quote che il mio cliente deve acquistare automaticamente. Perfetto. Benissimo, quindi vado ad agganciare un cliente. Ecco, Quindi chiaramente se il cliente è nuovo e non esiste, lo creo in questo di contesto, qua no? posso Quindi. direttamente cliccare sul foglietto bianco, mi crea un nuovo cliente. Perfetto. Quindi cerchiamo il classicissimo Mario Rossi. Benissimo, vado a selezionare il cliente Mario Rossi, confermo e il programma va in creazione della pratica. La pratica ha già tutto quello che deve sapere, mi dà però la possibilità di personalizzare ulteriormente il mio pacchetto. Quindi qua Cioè, nel senso, lui riporta esattamente il prodotto che ha acquistato con le esattamente, quote che ha voluto scegliere, il mio cliente e quant'altro. corretto. Infatti, sulla destra vediamo il nostro cliente, abbiamo poi uno specchietto dove possiamo, un cruscotto dove possiamo già avere la sua situazione in tempo reale, Sì. se ha già viaggiato con noi, se ha viaggiato con noi, scusate, che cosa e dove è andato, quanto ha speso. Io a questo punto, volendo concludere la mia pratica, opero un incasso, ma tu mi stai dicendo che anche in questa fase, se il cliente all'ultimo momento mi chiede di aggiungere un servizio, io lo posso Io posso fare. farlo, quindi direttamente qua dalle quote vado ad aggiungere una nuova Una quota. nuova quota e quindi faccio un servizio aggiuntivo e quindi qua parliamo di Personalizzo elasticità. la quotazione. Esattamente, quindi non sono costretto a tornare sul prodotto preventivo, aggiungere, ma lo faccio direttamente nella mia Direttamente dalla pratica. pratica. A questo punto non mi resta che chiaramente fare l'operazione di incasso classica. Ok, adesso Confermo la pratica. confermiamo la pratica, posso anche non incassare ovviamente, No, ok, però comunque se ci sappiate che lascia un c'è. acconto posso confermare oppure confermare e registrare un incasso. Benissimo, a questo punto la parte importante sono i documenti che vengono Sì. stampati. Non abbiamo visto il preventivo, semmai lo vediamo dopo nella fase di globo Va perché è bene. abbastanza simile. E quindi poi i documenti saranno il contratto di viaggio, se è un cliente privato, se è un'agenzia di viaggio invece metteremo l'estratto conto L'estratto conto. o la fattura, l'autofattura Sì. per le commissioni. Perfetto, ok. Benissimo. Perfetto. Adesso io ho il PC nuovissimo, quindi ci ha messo un pochettino di Ah, perché è tempo. nuovo, ci ha messo tempo. Nuovissimo. Potevi trovare una scusa migliore? No. Ah, dai. Quindi qua sono tutti i documenti che posso andare a mettere, dal contratto, in questo caso la bolla se ho della biglietteria, la stampa della fattura, un estratto conto e tutti i documenti. Quindi, Che non ho pensati. esattamente. Ok. Volevi vedere un preventivo, quindi ci No, io voglio spostiamo su vedere due Glovo. cose e poi ci spostiamo su Glovo, perché ho parlato innanzitutto di documenti multimediali, quindi se mi vai a prendere un prodotto dove hai preventivamente costruito un programma di viaggio, te ne sarei grato, così facciamo vedere che cosa vuol dire questo. Avevo caricato qualcosina su Venezia. Venezia. Avevo caricato un programma giorno per giorno, quindi vado nella gestione delle stampe, ok? E mi Quindi giorno per stampo. giorno vuol dire che è possibile anche Sì, gestire un day by day? allora, è possibile innanzitutto agganciare un file PDF, Word o quello che si ha. Senza caricarlo sul gestionale, quindi io ho il mio file di Word già preparato, vado a fare Ok. un upload. Oppure, come in questo caso, vado a caricarlo proprio sul gestionale, quindi giorno per giorno mi sono caricato le descrizioni, i testi e le immagini e il programma mi va poi a creare un PDF, Ok. ok? Quindi questo qua era un'anteprima, in Quindi in questo buona sostanza, caso se ho capito bene, giusto per far partecipi anche i nostri, le persone che ci seguono, io posso mantenere
la mia creazione dei documenti su Word e Sì. poi agganciarlo in allegato al prodotto, oppure nell'interno di VIP c'è un editor grafico dove c'è la possibilità di produrre questo che stiamo vedendo. Esattamente, quindi qua c'era un'anteprima delle quote, poi avevo caricato questi testi e queste immagini, non me ne vogliate, ma non sono un grafico e non sono così bravo, voi sicuramente farete meglio di me. Quindi avevo caricato testi e immagini con una serie di, diciamo, con un layout, con una serie di Quindi il caratterizzazioni. vantaggio sostanziale, come ho visto, è che questo preventivo può essere un mix, scusate, questo programma di viaggio può essere un mix tra un preventivo quotato e un programma di viaggio. Esatto. Vediamo anche il preventivo, allora, anche se tu ho visto che hai Io qua messo. avevo già messo un'anteprima delle quote. Ok. Quello che volevi vedere tu invece è il preventivo. Siamo di qua. Quindi mi faccio la stampa di un Ecco, questi preventivo. sono i flag Di che, personalizzazione di un esatto, sappiate che il preventivo. layout del preventivo varia sulla base dei flag che noi andiamo a indicare qua. Ce ne sono Esattamente. parecchi, non ci soffermiamo, se no ci mettiamo 2 giorni. Però sappiate questo, che se in base a come volete far vedere voi le quote, lui chiaramente col cambiare dei flag le cambia. Ovviamente. Questo è un preventivo, Questo è un quindi. esempio di preventivo, quindi riporta i dati di Carnevale di Venezia, il numero di passeggeri, il mezzo di trasporto, data inizio e data fine, tutte le varie quote, quello che la quota comprende e non comprende che avevamo visto prima e l'elenco dei servizi che vengono dati ai nostri clienti. Perfetto, quindi chiudendo il discorso VIP, programma per tour organizer, quindi per agenzie di viaggio e piccoli operatori, in buona sostanza la possibilità di creare, partendo dal nulla e soddisfare la richiesta di un viaggio di un mio cliente, oppure una mini programmazione dove io posso avere 4, 5, 10 date in partenza e costruire i miei prodotti. Esatto. Ok? E quindi anche la possibilità di memorizzare ciò che ho fatto perché in questo modo mi torna utile per una questione semplice. Passiamo a Glovo, la Passiamo a parte tour Glovo. operator a questo Quindi ci punto. spostiamo all'interno di Glovo, che come dicevamo prima prevede una serie di funzioni come l'allotment, la gestione dei listini in più, ma questo non vincola la costruzione del Del preventivo prodotto. prodotto. Ok? Magari Quindi prendiamo un prodotto sostanzioso di pacchetto, magari con più partenze, quindi con una stagione ben sì, precisa. Quindi avevo vediamo anche la differenza caricato. della videata rispetto a Sì. VIP dell'agenzia nei confronti appunto del tour operator. Quindi qua avevo caricato un villaggio in Sardegna. Un Che poteva essere comunque anche un hotel, poteva essere hotel, un qualsiasi cosa, tour, un un itinerario, un tour. circuito. Ok, infatti Non... ci troviamo una maschera diversa rispetto a prima, Esattamente. no? Cominciamo a descriverla, quindi vediamo sulla sinistra abbiamo l'intestazione chiaramente del viaggio, come si chiama, con tutte le varie informazioni del caso, quindi località di partenza, la La tipologia del località, la viaggio, regione, eccetera. ragione, come per il prodotto VIP, vediamo che abbiamo già messo le competenze IVA, quindi come lui si Assolutamente sì. comporterà qualora questo prodotto venga Sì. venduto. C'è Sulla parte destra vediamo come costruire la mia stagione. la parte dedicata alla stagionalità, quindi quando inizia e quando finisce la mia stagione, in questo caso da aprile a I dicembre. giorni di partenza, se parte tutti i Sì. giorni o solo un giorno specifico, Sì, quindi io ok? posso intervenire sul calendario partenze, impostando in questo caso una partenza settimanale tutte le domeniche, oppure posso anche, come dicevi prima, avere delle partenze spot che decido io. Perfetto. E sotto c'è la parte dedicata ai servizi. Ecco, la maschera è molto simile a quella che ho Sì, per visto la prima. costruzione delle quote è simile, perché il cuore del programma è sempre lui. Quindi Certo. possiamo andare a riprendere anche qua una quota di partecipazione, in questo caso era un pochettino più semplice perché avevo solo il soggiorno in hotel. Ok, quindi il costo d'acquisto, il prezzo di vendita e se clicco sul costo posso vedere come sono arrivato a determinare il mio Quindi prezzo sulla di parte vendita. sinistra metti il fornitore o il corrispondente, in qualora si Esattamente. lavora in questo modo. Qui ho determinato il mio prezzo di vendita Esatto. partendo da un prezzo di Corretto. acquisto. Ok, se, come dicevamo prima, l'utilizzo di un fornitore può essere o un corrispondente, quindi con tutte le strutture legate al fornitore Sì. corrispondente, oppure direttamente gestito, quindi acquistato dal tour operator, laddove dietro c'è un fornitore con un listino e con un allotment. Quindi io qui non faccio nient'altro che a ricercarmelo questo Sì, fornitore, no? vado in ricerca, se per caso non avessi il mio fornitore posso anche qua direttamente dalla ricerca Costruirlo, costruirlo crearlo. senza dover uscire, caricarlo e rientrare nel mio Quindi viaggio. massima flessibilità, quindi se ho il fornitore lo uso, se non ho il fornitore lo metterò quando ce l'ho, oppure se il fornitore è nuovo lo creo contestualmente qua. Direttamente lì. Perfetto. Visto che prima parlavi di voli, volevo ancora vedere se in una quota volo avevo caricato l'operativo, quindi andiamo a vedere ad esempio
sul servizio di Bergamo, no, scusami, Beh, volo da tranquillo. Bergamo, eccolo qua. Quindi all'interno del servizio volo, in aggiunta a quello che c'è su tutti i servizi classici, posso andare a caricare a mano l'operativo voli oppure catturarlo da GDS. Per coloro che hanno un'integrazione con il GDS, quindi non Corretto. soltanto diciamo, la vendita del biglietto, ma anche la La prenotazione può essere prenotazione, solo catturata. Pianar. Ok, solo il Ok, Pianar. quindi come primo ho gestito una serie di servizi, qua avevo più aeroporti di partenza con le relative tasse, avevo tutta una serie di supplementi, quindi la gestione dei bambini, delle fasce d'età, perché Quindi in questo caso posso gestire tutte le variabili immaginabili tutto possibili e lui se le quello, calcola in automatico. esattamente, gli eventuali infant, Adesso ti faccio una domanda trabocchetto. fammi un trabocchetto, No, vabbè, vai, tanto so che mi risponderai. Sembra quasi preparata sta ecco. cosa, no? Abbiamo visto che creando, anzi ve lo dico perché non l'abbiamo visto, quindi noi creiamo il prodotto e poi il prodotto viene replicato su tutte le Sì. date. Ma poniamo il caso che in una data specifica, in una partenza specifica, per qualsivoglia motivo, in quella settimana, in quella partenza ci sono dei servizi in meno, dei servizi in più. Posso Sì. interagire? Allora, io posso spostarmi sulla data di partenza che necessita la modifica, quindi il 19 di giugno, posso fare tutte le modifiche che voglio su questa partenza e poi posso salvare queste modifiche solo sul 19 di giugno o propagarlo su più partenze. Quindi posso andare a personalizzare ogni singola partenza, diciamo, o una serie di partenze. Perfetto, ti faccio un'altra domanda perché quindi nella presentazione avevo parlato anche di web, Sì. ovvio. Allora, questo prodotto, ve lo spiego così faccio riposare le corde vocali del povero Dario. Grazie. Allora, questo prodotto chiaramente si presta, come avete visto, a un utilizzo interno, quindi a un booking interno. Il tour operator crea il suo prodotto, crea la sua stagione, crea le sue partenze, il suo catalogo e incomincia a venderlo tramite il booking interno. Ma al tempo stesso, tramite una funzione, che abbiamo costruito ad arte, il prodotto è pubblicabile su web. Quindi non è necessario entrare in un CMS, ricostruire il mio prodotto per far sì che questo venga venduto su web. Questo viene veicolato direttamente in un motore di prenotazione web che si integra nel sito del cliente. Questo fa sì che questo prodotto può essere pubblicato, può essere prenotato o preventivato lato web e torna in automatico all'interno del gestionale Glovo come pratica costruita con tutte le Corretto. modalità di pagamento B2B o B2C con carta di credito con bonifico, quindi fate il lavoro una volta sola in buona sostanza. Quindi il tour Esattamente. operator crea il prodotto, poi è facoltà sua decidere se pubblicarlo o meno sul web e approcciare il mondo dell'e-commerce La turistico. fase di pubblicazione è guidata, quindi ci sono tre step di pubblicazione, vedete, clicco qua sul mondo, pubblicazione. Il programma mi fa fare tre step guidati dove prima di tutto mi chiede se voglio pubblicare tutte le partenze o meno, quindi io posso andare a selezionare e deselezionare le partenze che voglio Quindi posso pubblicare. decidere di non pubblicare tutta la stagione, ma parte di questa. Esatto. Posso andare a decidere e personalizzare i parametri di ricerca, ok? E l'ultima parte è dedicata alla galleria fotografica, quindi mi carico le mie foto, ok? E il programma di viaggio, quindi posso caricare il programma di viaggio che sarà poi Un'altra scaricabile domanda, è online. allineato al booking generale? Nel senso, mentre Sì, vendo può su Booking web, essere può prenotato essere anche prenotato dal booking internamente, ma interno. diciamo il contingente, la disponibilità è gestita in È tempo reale, unica, è unica, certo. quindi io posso decidere di poter lavorare in entrambi i casi e gestire le mie disponibilità. Perfetto. Corretto. Quindi volevi anche vedere come viene visualizzato sul web o Se abbiamo ancora tempo, sì, regia? se no ci dicono che sono Scuote la testa. 45 minuti, non vorremmo annoiarvi. Ok. Comunque, al limite, se chi fosse anche interessato alla parte web, siamo chiaramente a vostra disposizione. Ne approfitto per ricordarvi le domande, che siamo ben felici di potervi rispondere se volete andare avanti. Chiaramente, in questo caso, come avete visto con VIP, viene generata una pratica. Sì. Nel mondo del tour operating il rapporto è con il B2C, quindi con le agenzie. C'è una gestione estremamente completa dell'anagrafica cliente-agenzia, quindi possiamo decidere di vendere i nostri prodotti nella maniera contabile consentita, quindi che sia una 74 TER, che sia una compravendita, che sia venduto con delle commissioni, non l'abbiamo visto, ma all'interno,
di ogni quota è possibile poi determinare quali sono le commissioni che devo All'interno di riconoscere. ogni quota posso andare a dire se gestisco la commissione passiva o meno, la percentuale base, poi chiaramente ogni cliente può avere un piano di commissioni personalizzabile. Personalizzato, chiaramente ci sarà poi tutta una profilazione delle commissioni, ogni agenzia si Sì, sa qual è il suo venduto, possiamo gestire un piano di over, quindi possiamo fare determinate cose classiche del tour operator. Diciamo che il nostro obiettivo era appunto quello di farvi capire in questa, in quest'ottica che qualcosa è cambiato, ma in che senso è cambiato? Pur gestendo il viaggio, perché poi alla fine è sempre composto dagli stessi elementi anche 20 anni fa, ma la possibilità di interagire in qualsiasi momento per poterlo modificare. Io vorrei che tu andassi in modifica di questo prodotto. Anche per una sola quotazione, per intenderci. modifica. Io posso farlo anche in corso d'opera e posso farlo anche mentre sto vendendo il mio prodotto Posso anche al farlo mio dopo che il viaggio cliente. è partito, dopo perché magari, non lo so, è successo qualcosa nel viaggio che Ha ha modificato la sua richiesto struttura. l'aggiunta di un Ok. Ecco, servizio. quando eravate in blu, ci abbiamo visto una videata con i contorni, diciamo con la maschera blu, vuol Blu, dire che era immodificabile. Se facciamo consultazione. modifica, cambia il colore, mi dice qui puoi modificare. Prendiamo ad esempio una data dove abbiamo deciso di Sì. inserire Quindi vado ad qualcos'altro. esempio su agosto, sull'11 di agosto, aggiungo un supplemento alta stagione, adesso ho preso settembre uguale, posso aggiungere un supplemento alta stagione, ad esempio, quindi seleziono Aggiungiamolo. un nuovo servizio, Chiaramente ho una tabella di servizi piuttosto che adesso, strutturata. esatto, qua non posso farlo per una parametrizzazione che mi impone di andare a caricare all'interno delle quote già previste, quindi io posso aggiungermi ad esempio un supplemento alta stagione. E ad esempio alzare il prezzo da 1280 a 1500 euro. Ok? In questo momento posso salvare questa modifica solo su questa partenza, o come ti dicevo prima, andare a dirgli oltre all'11 di settembre me la fai anche sul 18, Oppure lo propago su tutto il. oppure Perfetto, su tutto un mese o su tutto il pacchetto. Ok? perfetto. Ok, allora io direi che sotto questo aspetto abbiamo concluso. Chiaramente non siamo in grado di farvi vedere tutto di tutto. Chi fosse poi interessato. Possiamo metterci in contatto e esplorare ancora di più nell'interno il programma per comprendere poi tutte le funzioni. Diciamo che questi prodotti ad oggi sono prodotti nuovi, ma nella realtà dei fatti sono più che testati perché sono 5 anni che sono ormai distribuiti ai nostri Clienti. clienti. Sia chi fa outgoing, chi fa incoming, chi gestisce gruppi, l'agenzia di viaggio che gestisce propri prodotti dai viaggi di nozze, quindi estremamente flessibile. Il prodotto è modulare, quindi ciò che avete visto in realtà dei fatti è l'insieme di più moduli, sono moduli tematici, quindi chi non gestisce i pullman, i bus, non viene dato il modulo bus, anzi magari se avevi qualcosa del bus, Sì, tanto per capire qualcosina qualcosa mentre sto c'è parlando lo fai sempre. vedere, non viene gestito. Chi non vuole gestire i listini è un modulo che non viene rilasciato. Chi vuole gestire i preventivi chiaramente può usufruirlo sia in globo che in VIP, quindi si disegna un po' una struttura, quindi non è un software completamente imposto. All'interno del mio prodotto, visto che hai parlato di bus, io posso andare a personalizzarmi ed agganciare delle piantine Pullman, ok? Sulla quale potrò andare poi a fare l'abbinamento dei miei passeggeri. Chiaramente poi il programma mette una serie di documenti, le liste carico, l'elenco passeggeri per l'accompagnatore e Certo, tutti gli altri documenti. perfetto. Io ne approfitto prima di passare alle domande per rispondere a una domanda a Rita, perché Rita ci chiede se sarebbe possibile vedere come esce sul web. Allora lo facciamo vedere visto che ce lo chiedono. Allora abbiamo creato un'interfaccia demo standard, quindi un'interfaccia grafica. Qua simuliamo un sito qualsiasi, ecco, Esatto. quindi non è niente di che, non è voluto. Chiaramente la gestione può essere sia B2B che B2C. In questo caso la Esatto. vediamo in B2B dove l'agenzia in questo caso si registra. Fosse in B2C, la registrazione di chi va a prenotare viene fatta al fondo a quando vengono chieste chiaramente le generalità per capire poi come vorrà pagare. Questa è un'interfaccia standard interna nostra. Adesso qui vedete più aspetti. Andiamo Più servizi, nell'aspetto vado nelle esatto, nelle vacanze. vacanze, ma può essere chiamato in qualsiasi maniera. Esattamente, mi ricerco ad esempio quel viaggio su Roma che stavamo vedendo adesso, ricerco le date di partenza, mettiamo settimana prossima,
Ricerchiamo, quindi ora lui sta tornando sul gestionale a interrogare tutte le partenze che ci sono su Roma. Ok? qua. Ci ha trovato il nostro prodotto, quindi ci dice Roma Caput Mundi dal 12 al 19 in mezza pensione, ho una serie di informazioni, quindi quello che la quota comprende e la quota non Che sono comprende, esattamente le cose che abbiamo è inserito di là, tutto comprese quello che ho caricato sul mio le gestionale. informazioni, la gallery e quant'altro, no? Esattamente, quindi non necessita un ricaricamento su un CSS. Perfetto. La mia gallery, la geolocalizzazione, quindi dove si trova l'hotel, e qua posso navigare col frame di Google, le informazioni sull'hotel sono anche stampabili. In questo caso avevo dato la possibilità di visualizzare, prenotare i posti del pullman Questa è una online, è una facoltà perché non a facoltà. tutti piace, ci sono alcuni nostri clienti che lo vogliono far vedere, altri no, però comunque è una funzione. Esatto. E se si lavora nel B2B, anche un piano tariffario visibile. Quindi io Esattamente. dico, ecco, qua non lo vediamo completo, ma sappiate che se fosse stato un commissionabile ci sarebbe stata un'altra colonna, Con le percentuali al le netto. percentuali al netto che venivano riservate all'agenzia. Io posso a questo punto selezionare per andare a fare il mio preventivo e o prenotazione, perché abbiamo due Esatto. modi diversi. Non imposti, perché c'è chi si ferma alla richiesta e quindi fa un preventivo, c'è invece chi vuole andare avanti e fare una prenotazione con pagamento con carta di credito. Quindi andiamo avanti, facciamo questa Seleziono la mia quotazione. camera, va bene una doppia, il programma calcola le quote che devono essere acquistate. Speriamo che ci risponda. Ci ha Ci ha risposto, quindi risposto. sono le quote che sono scattate automaticamente. Posso aggiungere una serie di servizi facoltativi, Vedo che quindi c'è un in bel ingresso semaforino in c'è un alto. semaforo che ci dice ad esempio se la camera o eventualmente il volo è disponibile oppure se è in richiesta o se non è prenotabile. Ok, in Perfetto, questo quindi. caso farà una pratica in richiesta perché non ho più disponibilità, ma permette la pratica in Perfetto, richiesta. vedo Ci che appunto dicevi c'erano delle sono opzioni degli che il ingressi cliente. facoltativi, quindi se voglio posso prendermi l'ingresso al E quindi Colosseo lui mi calcola oppure chiaramente subito. no. Il totale. Continuiamo, andiamo a mettere fine alla nostra prenotazione in due modi, quindi o vado a inserire i partecipanti e mi faccio una prenotazione, oppure posso anche solo stampare un preventivo. Ok, vabbè, questa Ok? è una rappresentazione globale perché vedo che c'è Sì, di tutto e di più, che chiaramente tutti qua questi ci pulsanti sono vengono poi tutte le messi. Esatto, possibilità che possiamo dare. la cosa importante è che cliccando prenotazione si crea una pratica in Sì. automatico. Perfetto, benissimo. Abbiamo fatto vedere a Rita la parte web. Questa è chiaramente una nostra grafica demo, Standard, sì, standard, per cui certo. poi dopo viene personalizzata con i colori e stili Sì. del tour operator. Allora, Italo, è possibile accedere a siebtest.com? No, dico subito di no, questa è un'area nostra demo. Quindi, Italo, se vuoi conoscere approfonditamente il prodotto, non puoi far altro che metterti in contatto con me o con Dario, insomma, con qualcuno che ti farà poi vedere il tutto. Maria, allora, quanto costa VIP in più rispetto a Atlante Plus? Evidentemente Maria è già una nostra cliente. Allora, e dipende anche dal numero di utenze che tu hai installato adesso su Atlante Plus e i moduli che vuoi acquisire. Quindi qui in tempo reale faccio veramente molta fatica a chiederti che cosa costa. Ci contatti e te lo diciamo. Abbiamo poi un Giuseppe che ci chiede se è possibile gestire un itinerario Day by Day, mi sembra che l'hai detto prima. Sì, se Ok, perfetto, quindi è vogliamo andare a possibile. riprenderlo posso caricare proprio un itinerario, lui la costruzione del servizio la fa sulla base dei giorni, mi chiede ogni giorno che cosa Ah, ok. va a fare il cliente. Andiamo a ricercarla. Era su Quindi stai Roma. ricercando, un prodotto dove hai Sì, fatto che un day by day. era Venezia, mi pare. Di qua. Io ho la possibilità di caricare un servizio partendo dal foglio bianco, come dicevi, oppure da un foglio bianco, diciamo, guidato giorno per giorno. Quindi posso fare un servizio da itinerario. Ok. E qua Vediamo vado a che costruire giorno per giorno tutto. gli dico, ho il volo, ho Ah, l'hotel, ok, ho il perfetto. transfer, eccetera. Ogni giorno gli dico che cosa Beh, facciamo. sappiate che questa è una delle tante funzioni che sono contenute all'interno di VIP e Sì. di Glovo, che chiaramente per ragioni di tempo non riusciamo a fare. Davide, è possibile inviare documenti di viaggio a più indirizzi mail? Rispondo io sì, nel senso che nella grafica del mio cliente o il cliente dell'agenzia del tour operator è possibile gestire
Più indirizzi. più indirizzi, quindi la fattura la mando al reparto amministrazione, mentre che ne so, il preventivo lo Documenti mando al booking e i dell'operativo, documenti all'operativo. Perfetto. Poi, Federica, i documenti in quale formato escono? Allora, tendenzialmente in PDF, fatto salvo alcuni in Word, tipo il esatto. Sì, preventivo, c'è documenti questa opzione dove sì. può anche uscire in Word, in maniera tale che sul B2B, soprattutto questo, l'agenzia di viaggi poi può personalizzarselo e darlo al cliente, magari con il suo logo, oppure cambiare delle voci o raggrupparle in base alle proprie Sui documenti di esigenze. natura statistica o contabile vengono fatti anche in In Excel. Excel, quindi parli delle statistiche, parli di controllo costi, parli di emissione di Redditività, attività in Excel. analisi costi e ricavi. Maria, c'è un esempio di prodotto corso in lingua? No, qua dentro non l'abbiamo fatto, però abbiamo diversi clienti che gestiscono i viaggi studio e quindi sappiate che la costruzione, io lo anticipo, la costruzione di queste voci, quindi delle voci quote individuali, camere doppie, sono totalmente a discrezione del cliente, quindi lì può esserci qualsiasi tipo di terminologia, no? Quindi a questo punto ti dico di sì, l'importante è customizzare, personalizzare in fase di creazione e quindi di installazione il prodotto su misura per quello che tu andrai a gestire. Perfetto, se c'è un'altra domanda mi dicono, Rosa, no, dico bene? Sì, stai scrivendo la domanda perché da qua non le vedo. Ce le passa la regia. La regia, Solerte e Martina che è velocissima, si può accedere a remoto? Certo che sì, nel senso che la procedura è una procedura total browser, come potete vedere in alto nell'URL. Quindi tutti i nostri clienti accedono da remoto. Sappiate anche un'altra cosa, che ogni operatore ha la possibilità di personalizzarsi il menu e di personalizzare gli accessi. Quindi si può creare un ambiente ad hoc per ogni tipologia. Quindi la risposta è sì, potete usarlo anche da casa. Ok? Adesso qui la Solerte Martina mi dice che il tempo a nostra disposizione è finito, Finito. domande non ce ne sono più. Io ringrazio moltissimo per averci ascoltato, per averci seguito in questo appuntamento webinar. Sappiamo di non avervi fatto vedere tutto. Speriamo di essere riusciti a trasmettervi il concetto di flessibilità e di nuovo modo di fare tour operator. È centrato tutto lì, tutto sulla flessibilità di azione. Quindi si può fare tutto senza dover per forza usare il programmatore per farsi di fare il programma, per Corretto. intenderci. Tutto, quasi tutto, ovviamente, non voglio essere così frontuoso. Perfetto, io chiudo insieme al mio collega Dario. Qualsiasi tipo di informazione potete rivolgersi all'ufficio commerciale, qui c'è la mia email, non c'è commerciale, comunque vabbè, mtemporali@siacn.it, questo è il numero di telefono. Vi saluto, data l'ora, vi faccio anche un bel buon appetito. Ciao a tutti!